Buongiorno, ben ritrovati. Siamo a martedì 18 maggio. L'ospite di oggi, gradito ospite di oggi, è un ragazzo cresciuto, ragazzo perché come me è un mio coetaneo sessantenne. Tutti noi sessantenni cerchiamo di spostare l'anagrafe un po' più in là, rimanere giovani nel corpo se possibile, nello spirito e soprattutto nella testa, cercando di mantenere quella indipendenza e autonomia di giudizio che spesso spiazza i nostri interlocutori perché non riescono a incasellarci nel perimetro che loro ci hanno disegnato addosso. E siccome a noi non piace avere né etichette, né magliette, né guinzagli, né bavagli, passiamo per irregolari o anarchici, semplicemente perché ci piace ragionare con la nostra testa, il che ci consente talvolta di essere d'accordo con la maggioranza, talvolta di essere d'accordo con la minoranza, talvolta di non essere d'accordo con nessuno, ma saranno pure affari nostri. Buongiorno a DJ Ringo, uno splendido sessantenne. Dove sta? Eccolo lì. Buongiorno. Ciao, come stai? Bene, sopravvivo a quasi tutto, tu pure, mi pare. Oddio, visto così di mattina alle 10, insomma. A che ora ti svegli normalmente, Ringo? Otto. Alle 8. Magicamente apro sempre gli occhi. Vabbè. Ma normalmente a che ora vai a dormire? O dormi un'ora per notte come le rockstar che non dormono mai per definizione? Non dormo molto perché mi addormento tardi, le 2, le 3, poi ho un sacco di amici in America, quindi chatto con loro, parlo con loro per motivi di orario, ovviamente differente, poi mi guardano il telefono e dico, cacchio, sono le 3, vado a dormire. Senti, ti viene attribuita una frase che non so se tu hai mai pronunciato o pensato, però che secondo me riflette abbastanza, se vuoi, il personaggio, e cioè, parafrasando George Best, il grande calciatore, avresti detto: io ho speso gran parte dei miei soldi in donne, in auto, moto veloci, il resto l'ho sperperato. È vero? Confermo, non c'è nulla di male. No, figurati, quando i soldi sono guadagnati onestamente, uno ci paga le tasse, dopodiché io dico sempre, quello che uno fa con i propri denari guadagnati onestamente, estinto l'obbligo dell'obolo alle casse dell'erario, poi come me li spendo saranno pure affaracci miei. Avvolgiamo un attimo il nastro prima di parlare. Scusa, era una frase che era molto legata agli anni 70-80, parola mia, quando ero giovane. E pazzarello. È scapestrato, invece adesso sei diventato una persona Adesso c'è equilibrata. Adesso Equitalia addosso. hai Equitalia addosso, nel Che senso mi che sta hai qualcosa. mazzolando. Ah. Beh, se ti può consolare, racconto a te un veloce aneddoto e anche ai nostri visualizzatori in diretta in questo momento per dire come funzionano le cose nel fisco in Italia. Io vengo, non so perché, sono attenzionato un paio di volte l'anno dall'Agenzia delle Entrate che mi scrive che da loro ulteriori controlli e verifiche risulterebbe che io ho occultato dei redditi. Stessa cosa a me. Non è vero, io mando tutto al commercialista, all'avvocato che riaprono i computer, fanno le verifiche e non succede niente. No, ma loro tentano, buttano l'amo. Bravissimo. C'è un caso che poi ha del clamoroso. L'Agenzia delle Entrate mi ha contestato di non aver mandato non le fatture, non i bonifici, di non aver mandato a loro, ai tempi, il telegramma con cui dicevo che avrei fatto dei lavori di ristrutturazione a casa, che ho fatto, che ho pagato con fatture, con bonifici e quindi ho preso le detrazioni. Ma siccome non si trova questo telegramma, mi hanno detto che ho violato la legge. Dopodiché abbiamo dimostrato che nel frattempo la legge era stata abolita. Che cosa serve il telegramma? Io ti presento le fatture, ti presento i bonifici, mi dai le detrazioni e siamo pari. Il giudice tributario mi dà ragione. Allora, uno si aspetta che in un paese normale, se il giudice tributario dice che sei una persona per bene, la partita è chiusa. No,
l'Agenzia delle Entrate ha fatto appello e nel frattempo io comunque ho dovuto versare a titolo cauzionale 6.000 euro, che non so quando rivedrò, perché non so quando l'appello, inutile, perché se ho vinto in primo grado, questo per dire come funziona il fisco. Adesso non so se tu sei alle prese con le stesse magagne. Cos'è? Non vedo, ho un'interruzione di video in questo momento, sta facendo un gestaccio che voglio censurare in maniera... Ma siamo, siamo ricattati, perché c'è non bisogna nascondersi. Io pago più del 60% di tasse, è una cosa, è vergognoso. Perché devo, cioè, dico 60%, quando i miei amici all'estero, America, Inghilterra, Norvegia, racconto loro che il 60% dei miei guadagni va in tasse, mi dicono, are you kidding? Ma are you crazy? Dico, ma non è un paese democratico, uno che oppone, ti opprime con quella pressione fiscale, ti ricattano. Non cambio idea, è un ricatto, lo accetto perché vivo in Italia, cosa devo fare? Allora, riavvolgiamo un attimo il nastro per quei pochi che non dovessero conoscere DJ Ringo, il quale all'anagrafe non sei registrato come DJ, nome, Ringo, cognome o viceversa, come sei registrato? Però quando capita che vado negli hotel dico Anacleo Rocco, ma lei non ha una stanza prenotata, scusi, forse ha detto Ringo. Ah, ok! Senti, ma intanto facciamo le cose per bene. Ringo, che scelta è stata? Perché? Perché quando avevo 13 anni, nel 73 circa, i Beatles erano appena sciolti. Io suonavo in una cover band, come fanno tutti i ragazzi, mi è rimasto, e facevamo le cover dei Beatles, ed ero il batterista. Avevo i capelli lunghi, caschetto, e tutti mi chiamavano tipo Ringo Starr. Mi è rimasto quello, Ringo. Ma quando ti sei incontrato con il vero Ringo Starr, cioè con il Doc Ringo Starr, con l'originale, come vi siete salutati e cosa è successo? E che lui mi ha chiesto, da quant'è che ti chiami Ringo, che usi il mio soprannome? Faccio, da quando ho 13 anni, all'epoca ne avevo lì 58-57, e lui ha fatto i calcoli e fa, pay me, paga. Le royalties, giustamente. Ha detto che sono suo figlio. Beh, credo che abbia avviato... In quegli anni, ha detto che in quegli anni sì. Capitava in Italia e se sì. Ne, e fa, testualmente detto, me ne sono sbagliate tante di italiane, può darsi che sei mio figlio. Sì, intendevi accoppiarsi biblicamente, diciamo così, potrebbe essere tuo padre e tu potresti essere suo figlio. Credo che abbia avviato le pratiche per il disconoscimento di paternità nel frattempo, ma... Come sei approdato invece al mestiere di DJ? Perché a un certo punto a Ringo è stato aggiunto DJ? Tu sei un conduttore televisivo, sei un conduttore radiofonico, non facciamo pubblicità alla radio, ma insomma una radio vergine, diciamo così, che è vergine soprattutto dalla musica italiana. Come inizia la tua carriera di DJ? Dove e quando? Allora, come musicista non ho avuto molta fortuna, e non avevo il talento. Poi le mie scelte erano, io negli anni 70 mi diedi, andai a Londra da ragazzina a studiare l'inglese e esplose il punk, diventai super punk, cioè sono ancora punk nell'anima, nel cuore, e quando tornai in Italia che facevo i miei demo mi prendevo per pazzo, dicevo cos'è sta roba, dicevo ma io faccio punk, faccio new, mi piaceva anche la new wave, mettevo qualche cosa di elettronico, ma non è, ero fuori luogo. Quindi piano piano cominciai a raccogliere dischi, pensieri, esperienze nella musica. E siccome da piccolo mettevo i 45 giri in vinile nel mangiadischi a pile di mio padre e di mio zio, no? Che erano due vecchi rocker milanesi, iniziai da lì mio padre diceva che sceglievo bene i dischi. Lui aveva una pigna di 100-245 giri che io, secondo il momento della famiglia, della festa, sceglievo e mettevo, gli dicevo scegli delle belle canzoni. Allora svoltai su quello, nella musica. Ma non sei mai stato attratto dalla musica italiana di quel periodo, del periodo precedente, del periodo successivo? Poco. Cioè, poco, sono cresciuto con i miei, ascoltavano Elvis Presley, il massimo di melodico che ascoltavano erano i Platters, ma tutto Elvis Presley, Johnny Kids and the Pirates, Beatles,
tutte cose abbastanza beat o rock and roll dell'America. Però ho i miei eroi italiani. Senti, nel corso del tempo la professione, perché è un mestiere, di DJ si è evoluto al punto che poi i DJ sono diventati più importanti loro della musica che utilizzano, che mettono, che mixano, no? Alcuni sono diventati delle star planetarie. Se tu dovessi consigliare a un giovane che vuole cominciare a fare il DJ, che consigli gli daresti alla luce della tua esperienza, tenuto conto del fatto che tu ti sei formato e hai iniziato quel mestiere in un'epoca che è completamente diversa da questa? Fratello, mi sono rotto le palle, io non do consigli a nessuno. Ne ho le palle piene di questi che scrivono libri in Italia, consigli. Ma perché devo dare consigli? Io chi sono per dare consigli? È giusto che i ragazzi si scontrino da soli. Andate per strada, fate le vostre esperienze, sbagliatevi. E sono cazzi vostri. Io mi sono rotto le balle di gente che vuole dire via televisione, via libri. Tutti vogliono... Ma sono tutti così saccenti e sapienti. Che due coglioni. Ecco, perfetto. Diciamo che abbiamo fotografato... Allora, non diamo consigli, però possiamo giudicare quello che abbiamo davanti agli occhi, no? Come è evoluto il panorama? Allora, facciamo così, prendiamo il toro per le corna. Se tu avessi un figlio, una figlia che ha un'età per cui viene da te e ti dice: papà, io voglio fare il cantante, voglio iscrivermi a un talent televisivo, che cosa risponderesti a tuo figlio o a tua figlia? Poi tu hai una figlia, tra l'altro, sì, sì. Non so, che era stata invitata anche a un talent, tra l'altro, e io, sì, e la madre andavamo un po' in crisi, però perché? La cerca, perché? Ho detto: Suami, si chiama Suami, mia figlia, Suami, comunque devi scegliere te, non posso dirti vai a fare questa cosa, non vai a farla. Certo, se è una cosa pericolosa mi incazzo, dico di no, ma e lei, no papà, voglio studiare, fare delle altre cose, perché canta, anche brava, e ha scelto di non farlo. Io ho sollievo per me, perché comunque sapevo che se andava a fare un reality mia figlia si scontrava col nome della mamma e quello del papà, sia in caso positivo che negativo. Non è giusto che lei debba soffrire per colpa dei genitori, perché l'Italia è comunque un paese più cattivo degli altri. Lo sviluppo dei social non ha sviluppato solo cose positive, ma tantissime cose negative. Per esempio l'invidia, la cattiveria, l'accusa generalizzata in così, tanto per divertimento. E quindi... da un lato sono stato felice che mia figlia non abbia fatto nessun reality musicale. Detto questo, lascio la scelta a mia figlia. Cioè, i genitori devono intervenire, ma secondo me, ti dico quello che penso io, tu sei padre anche tu, i genitori devono vigilare, i genitori devono sì consigliare se il ragazzino o la ragazzina è piccola, e devono indirizzare, però poi non possono obbligare. Sono d'accordo, non pensavo che sia tu che... Possiamo fare anche il nome della mamma, Eleonora Casalegno, eravate così attenti ai possibili effetti collaterali del peso del tuo nome, di quello della mamma, su una ragazza che se si mette sotto la luce dei riflettori, purtroppo... Dato ma che scusa, mondo... come andava a finire? Se faceva un reality e perdeva, ecco, sei una sfigata, non vale i tuoi genitori. Se vinceva, ecco, ti hanno aiutato loro. Ti avranno spinto loro, cioè, è così, no? Certo, sì, sì, assolutamente. Mondo delle radio, tu sei entrato nel mondo delle radio negli anni 80. Sì, qualcosina prima anche, quando ero ragazzino frequentavo, lavoravo, era una parola grossa, davo una mano, avevamo questa radio in soffitta, valvolare chiaramente, che prendeva nei 2 chilometri quadrati, e lì iniziamo a... sognavamo, parlavamo pensando di parlare a milioni di persone, ma forse ci ascoltava il lattaio, una volta c'era la latteria, il prestinaio, sì. E andavamo su in soffitta, finché un giorno i nostri genitori ci hanno seguito, perché pensavano che io e il mio amico o avevamo una tresca, in quegli anni l'omosessualità non era vista benissimo in Italia, oppure facevamo cose tipo droga, fumavamo. Poi quando hanno capito che noi ci davamo delle crocchi, ci hanno lasciato fare... lì ho iniziato. Mi ricordo che ho frequentato all'epoca anche Alberto Brandi, che adesso ha Sport Mediaset, e lui aveva anche lui in soffitta una radio, c'erano questi nomi, Radio Bussola Milano, Radio, capito, Nord,
cioè tutti con però bei ricordi. Veniamo all'attualità. Da dove nasce l'etichetta o la leggenda o la realtà, adesso me lo direi tu, di Ringo, un uomo di destra? Quando ho parlato col tuo amico Marco Giallini mi ha detto ma Ringo, gli devo spiegare tutto, del resto è di destra, come dire. Ovviamente era una battuta, presumo, dati i vostri rapporti. Ma sì, lui mi chiama il nazista, però addirittura, ecco. Perché... Marco, cui voglio molto bene, rappresenta un po' l'italiano. Allora, se tu dici apertamente, come ho fatto molte volte io in interviste, che non voto sinistra e mi sta, non è neanche simpatico il pensiero di sinistra, ecco, in questo momento sono bollato come nazista. Ma perché? È possibile che non posso essere né di destra né di sinistra? Cioè, come non sono magari neanche democristiano. Quindi, beh, cioè, però se tu dici che non sei di destra, passa inosservato, no? Se dici che non sei di sinistra in Italia, c'è un assalto terribile, cioè ti bollano come cattivissimo nazista, è allucinante sta cosa. Lo so, se non sei di sinistra automaticamente sei di destra estrema, un fascista o un nazista, lo so. Ed è vero, no, ed è vero anche la circostanza che hai segnalato. Non succede nel contrario, no? Nel senso che uno, se dice non sono di destra, la roba finisce lì. Se dici non sei di sinistra, la tendenza del mainstream, mi spiace, lo dico perché le mie radici storiche tanti anni fa provengono da lì. Poi uno cresce, comincia a ragionare, mette a fuoco meglio i contorni dei problemi, si documenta, legge libri diversi, perché se leggi libri tutti orientati nella stessa maniera avrai una visione che sarà anche corretta, ma è una visione parziale. Bisogna cercare sempre di avere open mind, di guardare a 360, e automaticamente evidentemente sei di destra, che uno dice no. E purtroppo questo avviene, come tu ben sai, su tutti i temi, anche quelli più all'ordine del giorno, no? So che tu non hai preso benissimo le esternazioni, non le ho prese benissimo neanch'io, lo dico subito, l'ho anche raccontato qua, di Fedez al concertone del primo maggio. Primo, perché il concertone del primo maggio è una cosa che, come cantavano a un certo punto Elio e le Storie Tese, mi hanno anche, il concerto del primo maggio mi ha vagamente, diciamo così, sfrantumato gli Zebedei, questo rito che si trascina, il concertone del primo maggio, dove si parla di tutto tranne che dei problemi del lavoro. Essendo il concertone del primo maggio, uno si aspetterebbe i diritti sociali, la disoccupazione, le paghe basse. Non mi sembra che abbiano toccato. Io sono molto lontano da quel tipo di quel giro. Non so se mi capisci, non frequento e non voglio frequentarlo. Tornando un passo indietro, scusami, fratello, sì, volevo dirti: io non sono un politico, non faccio politica, però leggo, cerco di documentarmi e ascolto. L'errore che fa la sinistra in Italia è quella di criminalizzare e stigmatizzare chi non la pensa col proprio pensiero. Ti ritrovi subito accusato e messo da parte o ghettizzato, cosa che è successa anche nell'ambiente musicale negli anni 70-80. Se non pensavi come loro, se tu non avevi la testa di sinistra negli anni 70, non potevi fare nulla, non potevi suonare, andare nei teatri, non ti davano nulla. Questo pensiero va avanti, cioè basta. Questo vuol dire. Poi il primo maggio, ma chi l'ha detto che è rock di sinistra? Basta, è una festa che deve essere per tutti i lavoratori. Il lavoratore è un lavoratore, andrebbe rispettato per quello che fa, quello che vive nella vita. Se lavora, ha una famiglia e porta avanti questa cazzo di vita. Basta con queste storie che il primo maggio con la bandiera di Che Guevara. Che cazzo ha fatto Che Guevara per l'Italia o per i lavoratori italiani? Boh. Beh, bisognerebbe poi chiedere ai gay di Cuba che cosa è successo ai gay a Cuba. Ma è un altro discorso quello, io parlo del primo maggio italiano. Sì, no, lo dico perché tu dici al primo maggio italiano fanno vedere le bandiere di Che Guevara, siccome Fedez ha fatto un intervento molto come dire, polemico contro gli omofobi, e poi ha detto hanno anche cercato di censurarmi, se tu mi dici che poi alle feste del primo maggio c'è la bandiera di Che Guevara, devo ricordare che Che Guevara e Fidel Castro a Cuba le ammazzavano tutti. Beh, insomma, diciamo che i gay non erano molto. In tutti i regimi dittatoriali,
di destra o di sinistra, compresi quelli teocratici a livello di Iran, tanto per essere chiari, dove addirittura i gay vengono impiccati, ecco, diciamo che nei regimi dittatoriali di solito gli omosessuali non vengono tollerati, qualsiasi tipo di regime dittatoriale. Chi inneggia Che Guevara e Fidel Castro dovrebbe almeno documentarsi su quello che è successo a Cuba negli anni 60 e successivi. Dicevo che a te non è piaciuto l'intervento di Fedez, o almeno hai postato un lungo intervento che è stato molto condiviso sui social, a proposito di qualche riflessione che hai fatto su quell'episodio. Io ho ripostato un articolo di un giornalista di questo giornale online molto interessante, dicendo: questa analisi mi ci ritrovo, perché io leggo gli articoli, come leggo le tue cose, leggo le cose degli altri, qualcuna mi piace, qualcuna mi ci rivedo, no? Capiterà a tutti, è come un film. E qualcuno ha detto: ah, Rico, hai fatto un articolo pazzesco. Ho detto: no, ragazzi, non l'ho scritto io, l'ha scritto questo giornalista. Però già c'erano molti che avevano sollevato dei polveroni pensando che io avessi scritto quelle cose. Allora il giornalista ha pensato bene di intervistarmi su quella cosa, così chiudevamo il cerchio, buonanotte. Ho detto delle cose su Fedez, non mi sembra di averlo offeso, ma penso che l'ha capito anche lui, perché ho detto dei pensieri, ho detto: boh, non lo so, questa voglia sempre di apparire, di uscire nei momenti e di fare esternazioni. Preferivo hip hop allora negli anni 70, che tirava fuori il malleolo e diceva: chi viene sul palco a succhiarmelo? Cioè, sapendo che sarebbe stato arrestato e picchiato dalla polizia, come a Parma o altri posti, c'era un certo tipo di provocazione punk negli anni 70 che aveva un senso. Arrivavamo dal 68, il punk esplose in zone dell'Inghilterra molto proletaria, la working class, no? Quindi i giovani venivano fuori, come è successo anche in America, dei ghetti americani per motivi diversi, magari perché c'erano solo neri o ghettizzati. Cioè, in quegli anni c'erano delle battaglie, secondo me, per un malessere vero e proprio. Adesso sembra che il malessere è solo su Instagram. Sì, è vero. Cioè, se non esplode via social, il malessere non c'è, e magari invece nella realtà c'è un altro tipo di malessere, ancora più incisivo, ancora più profondo, ma siccome non emerge sui social è come se non esistesse. Scusa, io non sto giudicando, sto facendo un'analisi anche con te. Cioè, questo è quello che per me accade. Io mi ricordo, non so, quando siamo della stessa età, io e te, quando a scuola ci provocavamo, litigavamo, e se io dicevo a un ragazzo: io ti spacco la faccia, se io poi non lo facevo, lo aspettavo fuori, facevo botte con lui, i miei amici mi menavano, perché dovevi essere... cioè, le cose si fanno e si dicono. Non sto dicendo che era giusto, avevo 13-14 anni, più delle volte tornavo con l'occhio nero, con la faccia spaccata, e prendevo il resto da mio padre, no? Però adesso vanno sui social, si minacciano di morte, e poi dopo, quando si vedono, si ignorano, mi fanno ridere, è un teatrino da paraculi. Beh, oddio, qualche volta si danno degli appuntamenti e si menano anche sul serio, spesso per motivi che dire futili o irrilevanti, no? È quasi un eufemismo, però sono dei fenomeni isolati. Mi toglie una curiosità, siccome mi ha colpito una frase, rimanendo a Fedez e poi cambiando argomento, sì. Mi ha colpito una frase in cui lui ha detto: è vero, quando avevo 19-20 anni ho scritto tante, più di un testo omofobo, lui come i cosiddetti altri rapper italiani, no? Però avevo 19 anni, poi ed ero... È una frase agghiacciante, l'ho sentita dire anche dai brigatisti a Parigi: ho ammazzato, ma ci avevo 20 anni, 30 anni. Allora ti volevo chiedere, quando il segretario del PD Enrico Letta dice: ma dovremmo pensare di dare il voto ai sedicenni, io ho visto un certo cortocircuito, perché se poi uno quando arriva a 30 dice: a 20 sbagliavo, avevo 20 anni, come dire, ci sta che a 20 anni uno sia ignorante o possa avere dei pregiudizi, ma allora se poi a 30 anni riconosci che a 20 anni hai sbagliato, proporre il voto ai sedicenni non ti sembra vagamente contraddittorio da parte soprattutto di un partito di sinistra? Sono d'accordo con te, io a 16 anni darei solo la patente adesso, e a 18 rimetterei il servizio militare. Ah, reintrodurresti l'obbligo del servizio di leva? Sì.
perché era educativo in fondo. Credimi, credimi, abbiamo tanti bambocci che io i giovani li adoro, anche i teenager, però la società si è messa in un modo adesso che il loro riferimento è il social e Instagram, quasi quasi non sono più neanche i genitori. E poi ti ritrovi che non sono capaci a farsi una pasta, o ma neanche io del resto, o a stirarsi una maglietta. Io dico che il militare un anno lontano da casa faceva bene ai giovani. Lo so che tu pensi che sia una pazzia, però conoscersi, frequentarsi in difficoltà, lontano da casa, ci si stringeva tra amici, ci si divideva anche la sigaretta, il cioccolato, la pizza, quei pochi soldi che c'erano, divideva. Secondo me aiutava tantissimo a far capire cos'è la vera amicizia, cosa vuol dire aiutarsi e stare insieme, schierarsi e fare un gruppo, cosa che adesso è difficile. A scuola non mi sembra che succeda. I genitori a volte latitano nell'educazione, ripeto, non sono accuse le mie, sto facendo un'analisi con Pieroso. Boh, secondo me era un annetto dove dovevi veramente imparare a sopravvivere. Ma sai, avendo io fatto il servizio militare, non mi pronuncio, nel senso che la cosa che ti voglio chiedere, fra le tante icone rock vere che hai incontrato, che hai conosciuto, qual è quella che ti ha colpito di più, oppure che ti ha spiazzato perché non era come te lo immaginavi? Perché spesso poi si dice, no, mai conoscere i propri miti perché si corre il rischio di rimanere delusi. Beh, mi è capitato spesso, come sarà capitato anche a te nelle tue interviste, però tipo mi ha spiazzato David Bowie, non capivo se era vero o era un alieno o un essere umano, di una gentilezza estrema, ma gentilezza, non so se mi capisci, volevo dire, non per quello come si comportava, per quello che emanava. All'inizio ho avuto dei problemi in un'intervista con Lou Reed, ero quasi, me ne volevo andare dall'intervista, lui era veramente maleducato con me, non so, avevi quelle palle girate, ma era scontroso. Poi però l'intervista girò bene perché io sapevo che lui aveva una passione per il rockabilly, la musica, e gli dissi, guarda, io sono rockabilly, una band, la batteria. Allora lui si accese, cambiò atteggiamento e venne verso di me, fu una bella intervista. Come per altri, ma in genere quelli un po' che mi deludono sono le nuove star, quelle più giovani, più fresche, che hanno venduto un disco, sono in testa per un mese e vogliono 8 limousine, davanti all'intervista, il tappeto rosso davanti alla radio, non vengono se non hanno caviale e champagne a mangiare prima dell'intervista. Questi atteggiamenti qua, lasciano il tempo che trovo. E il boss, Bruce Springsteen? Il boss l'ho conosciuto prima nell'85, nel famoso concerto di San Siro. Io collaboravo con un programma televisivo all'epoca, Mr. Fantasy. Sì, figurati. Andammo a intervistarlo e ero andato in backstage. Allora io volevo salutarlo, lui aveva 8 bodyguard attorno enormi. Ho cercato di avvicinarmi, ma loro mi hanno rimbalzato e lui è stato carinissimo, li ha fermati e ha detto no, non toccatelo. Ha rotto il muro e venuto da me, mi ha abbracciato e io ero felicissimo. Senti, invece, cos'è successo con Iggy Pop? L'Iguana è pazzesco. Ho lavorato molte volte con lui, ho fatto dei DJ set per lui a Pordenone, a Roma, e poi lavorai con lui a Firenze. Avevamo fatto un concerto gratuito in piazza Firenze, davanti all'Ardolo Caffè, piazza Repubblica penso, sì, una piazza bellissima. E allora vado a parlare con lui perché i camerini erano dei gazebo all'aperto, e parliamo mezz'ora seduti. La cosa che faccio io con queste star a volte è di menzionare degli amici che ho in America, che sono amici loro anche, così capisci, si rilassano. Ah, sei amico di? Allora sei mio amico. Quindi parliamo per mezz'ora di tutto, poi io lo lascio, alle 9 devo andare sul palco, alle 9 meno un minuto il microfono in mano, lui arriva per tonuto sulla scala del palco e mi dice «Who are you? Chi sei?» «Ma come, Iggy? Sono Ringo, abbiamo parlato mezz'ora fino adesso». «Fai, cosa fai qua?» «Faccio, ti devo annunciare». Io ho detto «I'm your MC». Lui mi ha preso il microfono, l'ha spaccato per terra e mi ha detto «Iggy Pop doesn't need a fucking announcer». MC announced, sei pop. Senti, chiudiamo con un flash sull'Italia. Io ho visto in rete uno scatto di te
irriconoscibile per quanto eri giovane, insieme a un altro irriconoscibile, Jovanotti. Lui è sul letto che sta schitarrando qualcosa e tu lo dirigi, lo ascolti, lo segui. Erano gli anni 80, presumo. Lui mi venne a trovare, io abitavo a Los Angeles. Mi venne a trovare a Los Angeles e abbiamo fatto un mezzo costo costo in macchina insieme. Lui voleva diventare una star, un musicista, e già metteva giù dei pezzi in America, gli dava una mano con la batteria, così c'era anche Saturnino al basso, un giovane Saturnino. Lui lì era un ragazzo che voleva fare musica in Italia, dopodiché è diventato quello che è diventato. Anche un mezzo guru certe volte, no? Ma guarda, ti dico, nell'Italia io guardo gli italiani molto a distanza, non mi attirano molto, però li osservo. Io, ti ripeto, ho avuto i miei amori, ma su tutti, Bennato, Ivan Graziani, Banco Mutuo Soccorso, cioè, poi dopo si sono persi, per me quelli sono i più grandi. In ogni caso li guardo, lui, devo dire che pur avendo meno doti artistiche di altri, è riuscito invece a fare qualcosa di importante in Italia, mi sembra, perché ha preso molto dall'idea americana di fare music business. Anche se non so cantare o suonare, ha imparato a suonare la chitarra, riesce a fare delle belle canzoni, penso, anche senza saper magari cantare come altri, ma è forse uno dei migliori in Italia. E noi davanti al business e al denaro ci inchiniamo in maniera, no? Siamo sempre molto rispettosi, riconosciamo il successo. Del resto è una delle regole del mercato americano, in cui in America, a differenza che in Italia, può capitare che uno sbagli o fallisca. Se fallisce ricomincia e fa un'altra cosa fino a quando, se fortunato, non ce la fa. In Italia se toppi una volta ti mettono il marchio hai toppato, hai fallito. E invece bisognerebbe sempre provarci, come testimonia il giovane sessantenne DJ Ringo, che ringraziamo della chiacchierata, i 30 minuti, anzi abbiamo sforato, mi scuso con i colleghi di Milano, però come al solito quando l'interlocutore ha molte cose da raccontare i 30 minuti volano. Grazie Ringo, auguri per i prossimi 60 anni di carriera e di vita ai massimi livelli con questo look da Billy Idol degli anni 90. Noi ci rivediamo domani, passate una bella giornata, l'ospite sarà Moni Ovadia. Seguite le fonti H24, a domani.